C'è l'ingegnere qua, io non mi permetto di... Grazie avvocato, buonasera a tutti, buonasera. Che cosa dire? Ha detto bene lei, avvocato, questo è stato un grandissimo ponte realizzato a suo tempo, da brividi, veramente da brividi. In quel periodo siamo nel pieno della rivoluzione industriale, quindi con l'avvento del ferro nelle costruzioni. Il ferro scalza, il ferro, l'acciaio scalzeranno appunto i mattoni, le pietre per la costruzione appunto dei ponti sospesi. Il ponte Maria Cristina era un ponte sospeso ad un'unica campata. E diciamo, il genio, la realizzazione di questo ponte si deve all'ingegnere e architetto Luigi Giura, veramente un grande ingegnere, avrei voluto conoscerlo. E lui apparteneva alla scuola di applicazioni di ponti e strade, quella che oggi noi definiamo la facoltà di ingegneria Federico II. Giura, come detto, era stato incaricato dal re Ferdinando per la costruzione del primo ponte sospeso nel regno, in Italia addirittura, ancora nel regno borbonico, dal re Ferdinando sul Garigliano. Una volta laureato, si reca un po' in giro in tutta Europa, in Francia, in Inghilterra, dove conosce l'ingegnere Navier, che era uno dei grandi ingegneri dell'epoca, e apprende nuove tecniche, nuove metodologie di costruzione. Ritorna in Italia e in Italia gli viene commissionata la costruzione del ponte sul Garigliano. Il ponte sul Garigliano è simile al ponte Maria Cristina. Il ponte Maria Cristina possiamo vedere come un fratello minore, perché è un ponte un po' più piccolo rispetto a quello che è stato poi realizzato sul Garigliano. Quello del Garigliano sembra una luce di un'ottantina di metri, il nostro intorno ai 55-60. Giura che fa? Si reca sul Garigliano, perché voglio raccontare, alla fine capirete perché voglio raccontare questo aneddoto. Si reca sul Garigliano, fa degli studi, inizia a costruire il ponte. Nel momento in cui inizia a costruire il ponte, il ponte del maestro di Navier in Francia crolla. Succede il panico in tutta Europa. I ponti in Inghilterra delle stesse tipologie vengono chiusi. Quindi si inizia a dubitare della realtà costruttiva di questi tipi di ponti in acciaio, in ferro. Però qua c'è la genialità dell'ingegnere, diciamo italiano, perché lui comprende quali sono gli errori del suo maestro. Nonostante tutto e tutti, lui va avanti, dice no, io lo devo fare questo ponte. Capisce dove sono gli errori. Interviene sulle modalità costruttive, sui materiali, sull'acciaio, capisce che deve avere un acciaio più rigido e meno elastico, in modo tale da poterlo realizzare il suo ponte. Realizza il ponte, viene inaugurato nel 1832, quello sul Garigliano, e poi successivamente il re gli commissiona anche la costruzione del nostro ponte. Perché questo? Perché quella nascente scuola di strade e ponti aveva un senso di soggezione psicologica, una sorta di tabù nei confronti di grandi luminari inglesi, francesi, Navier stesso. Quindi realizzare un ponte e collaudarlo soprattutto era un motivo di vanto per quella che poi sarebbe stata la facoltà di ingegneria. Penso questo è quello che vi posso dire da questo punto di vista. Se avete altre domande.